serie B, l'amore che non si arrende, non si arrende mai. Serie B con te.it, il campionato degli italiani. Buonasera e ben ritrovati dopo la sosta con Diretta Stadio e Studio, una puntata direi più che gioiosa alla luce del risultato dell'Avellino contro la Salernitana 1-0, il risultato finale firmato da Marcello Trotta. Sarà proprio questo uno degli argomenti della puntata di quest'oggi, con un Avellino che è riuscito a dominare in questo derby, specialmente nel secondo tempo. Nella prima frazione ha avuto sì il pallino del gioco la squadra di Tesserra, ha avuto però le occasioni la Salernitana. Nel secondo tempo tutto un altro registro, con l'Avellino che è salito in cattedra e al 73esimo ha trovato il gol vittoria con l'uomo mercato della società biancoverde, ossia Marcello Trotta. Come detto, parleremo di questo e di tanto altro, aspettando come sempre le vostre telefonate. Potete intervenire telefonando al numero 0825 31 399, una gioia infinita, la voglio condividere in apertura subito con lo stadio Partenio Lombardi, dove per noi c'è Domenico Zappella. Vai Domenico, facci sentire la tua gioia. Sì, ciao Leonardo, una gioia infinita, come hai sottolineato stesso tu, una gioia infinita soprattutto per i tanti cuori biancoverdi che oggi pulsavano qui allo stadio Partenio Lombardi e che ora invece pulsano davanti alle nostre telecamere. Scommettiamo che ci sarà il nostro centralino, il telefono numero 0825 313 99, davvero infuocato per questa vittoria strameritata dell'Avellino, per quanto fatto vedere soprattutto nella ripresa, rispetto invece ad un primo tempo abbastanza balbettante. Vi dico subito, non ci sarà Marcello Trotta, il grande protagonista davanti alle nostre telecamere. Ha già effettuato un'intervista in esclusiva ai microfoni di Sky Sport, ovviamente l'emittente esclusivista della Lega di Serie B. Qualcosa ha fatto intuire Marcello Trotta, sappiamo tutti che è destinato praticamente al Sassuolo, una cessione si vocifera intorno ai 3 milioni di euro dell'attaccante biancoverde. Leonardo, siamo stati profeti perché lo avevamo detto proprio ad inizio match, chissà che Castaldo non entri a gara in corso e chissà che non possa regalarci addirittura il gol partita, il gol vittoria. Così è stato, soprattutto in considerazione del fatto che Tesser, lo avevamo anche questo detto, ha fatto pretattica in questi giorni, ha fatto pretattica anche nei minuti precedenti al match con le formazioni ufficiali che sono arrivate da davvero a pochi minuti dal fischio di inizio. È stato show, spettacolo puro sugli spalti, fortunatamente tutto è filato liscio per il momento sotto il profilo dell'ordine pubblico. Ovviamente ci sarà attesa in questi minuti, soprattutto per far defluire i tanti tifosi biancoverdi e anche gli 800 provenienti da Salerno. Aspetto Domenico, torneremo tra pochissimo naturalmente da te per ascoltare i commenti post match dei protagonisti. Peccato non avere ai nostri microfoni Marcello Trotta, non fa niente, sicuramente verrà qualcun altro per raccontarci le emozioni di questo derby. In attesa sempre le vostre telefonate, partirei dall'11 titolare scelto quest'oggi da Attilio Tesser, un 11 titolare stravolto all'ultimo per l'indisponibilità di Andrea Gavazzi, addirittura è andato via dallo stadio perché aveva la febbre alta, quindi uno dei protagonisti di questo derby era fuori gioco sin dall'inizio. È stato sostituito a centrocampo, secondo me, dal migliore in campo quest'oggi, Alessandro Sbaffo, la sua prima nuova presenza con la maglia dell'Avellino. Sbaffo che ha giocato praticamente in un ruolo non proprio suo, anche perché sappiamo che è stato acquistato per giocare sulla tre quarti, quest'oggi è stato impiegato al posto di Gavazzi sul centro-sinistra del centrocampo biancoverde.
andiamo per gradi, andiamo ad analizzare l'11 titolare scelto da Attilio Tesser quest'oggi, che ha sorpreso anche per la scelta della difesa, perché è stato schierato nuovamente Biraschi come terzino destro, Pucino, uno degli ultimi arrivati insieme a Paghera e Sbaffo, invece ha giocato sulla fascia sinistra di difesa, al centro invece c'erano Gidai e Chiosa. Al centrocampo, al fianco di Sbaffo, che ha giocato, come detto, al posto di Gavazzi, ha agito al centro, al posto invece dello squalificato Mariano Arini, un altro neo arrivo in casa biancoverde, ossia Fabrizio Paghera, dall'altra parte Angelo D'Angelo. Bastien ha agito come trequartista alle spalle dell'iniziale coppia d'attacco, che era composta da Castaldo e Tavano. Nella ripresa poi sostituito Tavano al 57esimo, è entrato Marcello Trotta, che come detto al 73esimo ha siglato il gol vittoria. Ma abbiamo subito una telefonata e l'ascoltiamo con piacere. Pronto? Pronto, Leo? Ciao. Ciao, sono Livia. Ciao, ciao. Li abbiamo dati a questi, evviva, evviva, siamo grandi, evviva, evviva, gli altri striscioni hanno detto che loro erano una città, noi eravamo una provincia. Mi fa piacere aprire subito questa trasmissione con questa ondata di gioia della nostra telespettatrice. A dire la verità, ho capito poco di quello che hai detto, però mi sembra di capire lampante la tua gioia per questa Mamma vittoria. Mamma mia, ho mangiato una cuglia di cioccolato. Va bene, comunque faccio tanti auguri a Trotta, anche se va via, ma è grande, grande, grande. È così, Trotta praticamente... Deve fare carriera perché se lo merita. È così, anche quest'oggi ci ha lasciato con questo regalo. Alla prossima, Leo! Ciao, ciao, grazie! Tanti saluti a Zappella, va bene? Va bene, ciao, grazie, ciao. Grazie. Ciao. Marcello Trotta che dunque praticamente probabilmente già nelle prossime ore lascerà l'Irpinia, ma possiamo dire anche da parte sua lascerà l'Avellino a cuor leggero, perché con questo gol e soprattutto con la corsa che ha fatto per esultare, si è fatto tutto il campo per andare a raccogliere l'abbraccio della Curva Sud, ci torneremo tra poco, perché ha messo in piedi due coreografie, una all'inizio della partita, una nel secondo tempo, una meglio dell'altra. Parleremo anche di questo, però nel frattempo diamo spazio ancora a voi telespettatori da casa con un'altra telefonata. Pronto? Buonasera, salve Leo, sono Antonio Di Contrada. Ciao. Oggi ci siamo scaricati, io e i miei ragazzi che sono andati a vedere la partita, io purtroppo per motivi di lavoro non sono andato, ci siamo scaricati, ci siamo rilassati, era una settimana che stavamo così carichi che era una cosa indescrivibile. Io voglio fare un grande ringraziamento al nostro presidente e all'allenatore, che oggi veramente ha messo una buonissima squadra, e complimenti al nostro tecnico, direttore sportivo, per questi acquisti che ha fatto, perché mai come quest'anno sono tre elementi veramente, ognuno al suo posto. Abbiamo visto Pucino, abbiamo visto Paghera e Sbaffo, con bene o male lo sapevamo com'è, e poi la vecchia guardia oggi per me è stata insuperabile, non so se al mio stesso parere, D'Angelo combatteva su ogni pallone, veramente ci teneva a questa partita. È così, la vecchia guardia anche quest'oggi ha avuto la meglio, D'Angelo, Castaldo non ha segnato, ma ha fatto un gioco, come si vuol dire, sporco, che è servito alla fine al bene della squadra. Io, scusami, sì. Dovrebbe fare un altro piccolo sacrificio. Perché adesso noi abbiamo visto adesso con l'assenza di Trotta, il primo tempo che siamo stati un poco deficitari in avanti, e con Trotta poi si è visto tutta un'altra partita, anche se il secondo tempo tutti i giocatori hanno dato qualcosa in più. Un buon sostituto di Trotta, perché quei nomi che stanno facendo, tipo come lo sappiamo com'è, non è uno, ci vorrebbe un bel Falcinelli secondo me. Ma sappiamo, lasciamo fare i nostri tecnici che stanno, quelle che sono qua. Io oggi sono contentissimo e spero che non succeda niente, perché
La festa deve continuare fino a stasera, i tifosi salernitani devono andare a casa tranquilli e noi dobbiamo andare a nostra casa tranquilli, dobbiamo essere leali e sportivi, come sono stati loro quando siamo andati a Salerno. È così. Però io voglio dire una cosa, sì. La Sky come TV, il tifoso dell'Avellino, la coreografia l'ha fatta vedere quasi niente, io non l'ho vista la coreografia della curva tutta, per la verità. La faceva vedere sempre Salernitano, Salerno, il giocatore della Salernità. Secondo me il regista della Sky era un poco Salernitano, per la verità. Va bene. E seguo tantissimo la vostra televisione. Grazie, ciao, le buone cose. Ciao, ciao, buona serata. Mi unisco comunque all'appello per quanto riguarda appunto i tifosi. Non credo che possa succedere niente, anche alla luce del dispiegamento di forze messo in atto dalla questura di Avellino. Sin dalle prime ore di questa mattina Avellino era blindata. Anche adesso, naturalmente, ancora di più, credo che riusciremo a fare comunque a goderci questa giornata di sport, a goderci questa vittoria dell'Avellino con questo gol di Marcello Trotta. Dall'altra parte era atteso e devo dire ha fatto sempre il suo, adesso mi spiego, Antonio Zito, che era molto atteso, naturalmente lui si sarebbe aspettato, e si è aspettato, e naturalmente è stato così, i fischi da parte di tutto lo stadio. Si è confermato Antonio Zito, non è cambiato, anche quando era qui ad Avellino, i suoi show, per dir così, li conosciamo fin troppo bene. Da parte mia, io mi sento di dire che oggi avrebbe potuto evitare i suoi show, perché in occasione proprio della coreografia del secondo tempo tutta la curva sud ha messo in piedi una coreografia con tantissimi fumogeni. Alcuni di questi fumogeni sono arrivati in campo. È capitato proprio che la Salernitana dovesse battere un calcio d'angolo, si è trovato proprio Antonio Zito sulla bandierina, è arrivato un fumogeno in campo, ha fatto il suo solito show che noi conosciamo bene. E secondo me, alla luce del trasferimento, delle polemiche, tra virgolette, che ci sono state anche in queste settimane, Antonio Zito ancora una volta ha sbagliato, secondo me, poteva evitare, anche perché non ha fatto altro che indispettire ancora di più un pubblico, quello irpino, che lo ha atteso per fischiarlo, come giusto che sia, un giocatore che è passato dall'Avellino alla Salernitana, è normale che ci possa essere questa ostilità, chiamiamola così. Antonio Zito ha avuto ancora una volta una caduta di stile, e aperta e chiusa parentesi su Antonio Zito, non ne parliamo più, anche perché fa parte del passato, ora i colori bianco-verdi non fanno più parte della carriera da qui in avanti di Antonio Zito, che dovrà vedersela con la sua Salernitana per evitare una retrocessione che, alla luce della classifica, sembra davvero difficile, anche perché alla luce dei risultati, tra poco andremo a vedere tutti i risultati e le classifiche, la classifica di questo campionato di Serie B, la Salernitana adesso è penultima in classifica con 20 punti, il Como ultimo in classifica, quest'oggi ha vinto ed è arrivato a 17, quindi siamo davvero lì. Quindi Antonio Zito dovrà pensare solo alla salvezza con la sua Salernitana. Per fortuna l'Avellino non ha più di questi pensieri, anzi la classifica ora sorride ancora di più ai colori bianco-verdi. In attesa delle vostre telefonate mi collegherei con il collega Domenico Zappella, prontissimo dalla pancia del Partenio Lombardi, per un ulteriore commento a questa vittoria. Domenico, ho visto di sfuggita anche Tesser, mica ci è sfuggito. No, assolutamente, solo che qui oggi pomeriggio c'è davvero una ressa incredibile in sala stampa anche per i colleghi della Salernitana. Tesser ha parlato con il collega della RAI, fra pochissimi minuti sarà da noi, perché c'è un giro di interviste incrociate da parte anche degli altri colleghi. In questo momento è proprio il delegato della Lega di Serie B a gestire un po' il flusso dei tesserati, sia sul fronte della
l'Avellino che sul fronte della Salernitana. Ti dirò che parlerà per l'Avellino il capitano Angelo D'Angelo, insieme ovviamente a mister Attilio Tesser. Per quanto riguarda la Salernitana non si è ancora visto il tecnico Torrente, invece sono qui presenti negli spogliatoi della Partenio Lombardi, in sala stampa, Ceccarelli e Ronaldo. Al momento, come detto, sono impegnati con i colleghi di Salerno. Condivido in pieno, Leonardo, ho ascoltato ovviamente tramite l'auricolare la tua analisi che hai fatto sulla partita, ma in particolar modo anche sul comportamento, soprattutto nella ripresa di Antonio Zito. Condivido e sposo al 100% quanto hai detto. Ovviamente la chiudiamo qui, perché in questo momento la cosa che maggiormente ci interessa è goderci questa vittoria. È stata vendicata la sconfitta dell'andata e soprattutto, caro Leonardo, poi con calma la vedremo la classifica, una classifica che parla chiaro: l'Avellino è ampiamente in zona playoff, è un Avellino che viaggia a vele spiegate, sesta vittoria consecutiva e soprattutto in virtù anche degli acquisti che la società ha effettuato nel calciomercato di gennaio. Mi sento di dire ancora una volta che l'Avellino potrà e dovrà lottare assolutamente per la conquista di un posto nei playoff. Ed è così, allora direi, chiedo alla regia di mandarla in onda questa classifica, in modo da poter godere anche di più guardando la parte sinistra, e godiamo anche un po' guardando la parte destra. Ma partiamo dal principio, ricordiamo che mancano ancora diverse partite per completare questa 22esima giornata. Al momento manca ancora tra l'altro il big match tra le prime due, tra Cagliari e Crotone, però l'Avellino è lì al settimo posto in classifica con 34 punti, in piena zona playoff. Davanti all'Avellino c'è il Brescia con 35 punti, che ha ancora una partita in meno, il Bari a 36 punti, che ha pareggiato ieri con lo Spezia. Ci torneremo tra pochissimo però a guardare la classifica, perché è arrivato Attilio Tesser ai microfoni di Domenico Zappella e lo ascoltiamo. Eccolo qui il mister Attilio Tesser. Mister, complimenti, sesta vittoria consecutiva. Abbiamo vendicato quella sconfitta nel derby dell'andata. Oggi diciamo che è un Avellino che ha vinto soprattutto grazie ai suoi cambi, ha voluto usare, ha usato, ha fatto bene con gli inserimenti di Trotta prima e Insigne poi. No, ha vinto perché c'è una squadra che voleva far bene. C'è una squadra che crede di poter far bene, che ha lavorato con impegno in tutto questo periodo. E oggi diciamo, sta un derby un po' bloccato nel primo tempo, come spesso avviene, a meno che non sia prima in campionato, come era successo all'andata, e dove un po' contratti eravamo noi con equilibrio. Secondo tempo invece abbiamo fatto decisamente meglio noi della Salernitana, siamo entrati in campo un pochino più tranquilli, più decisi. E lì abbiamo avuto la palla con Travano, poi il gol, poi ancora con D'Angelo. Direi che alla fine abbiamo corso il rischio proprio nei minuti di recupero, un po' assurdo per come eravamo schierati in quel momento, però abbiamo vinto secondo me con merito. Ecco mister, l'ha sottolineato stesso lei, siamo partiti un po' contratti, forse anche per il fatto di aver inserito subito immediatamente tre volti nuovi, ma nella ripresa si è pigiato subito il piede sull'acceleratore, e anche quei giocatori nuovi hanno fatto la differenza, perché sul gol di Trotta è stata importante la giocata anche di Paghera nel servire Insigne sull'out di sinistra. Sì, oggi c'erano tre nuovi, all'ultimo ci mancava Arini e Gavazzi, che insomma per il nostro centrocampo sono stati finora dei giocatori estremamente importanti. Gavazzi all'ultimo momento, dopo pranzo, ha avuto una febbre che è andata a 40, e quindi c'è stato questo cambio proprio in corsa all'ultimo momento. Ho optato per sbaffo e abbiamo quindi inserito tre giocatori, soprattutto sulla catena di sinistra, tutti assieme, quindi c'era da potersi aspettare che ci potesse essere anche qualche momento così, qualche impasse, non quella fluidità di gioco che magari in altre occasioni abbiamo avuto, però ho lavorato bene con concentrazione, e direi che proprio i primi minuti di secondo tempo proprio abbiamo cambiato marcia, abbiamo dato più ritmo, più intensità, siamo stati più aggressivi e lì abbiamo fatto la differenza sulla partita. Mister, lei lo sa bene, come tutte le vittorie nei derby, anche questa resterà nella storia, però la storia si può ancora scrivere soprattutto guardando la classifica in questo momento.
Ma guarda, io non guardo la classifica, fa piacere aver continuato il filotto, averlo fatto oggi sul derby davanti a uno stadio meraviglioso, a una tifoseria straordinaria. E noi dobbiamo solo pensare a lavorare bene, a lavorare partita per partita, pensare solo a quello. Guai a mollare un attimino, il campionato di Serie B è un campionato molto particolare, molto difficile, e dobbiamo solo pensare a questo, fare voli con le parole, possiamo dire tutto. Poi si va sul campo, ci si confronta e farsi trovare pronti perché ti alleni bene in settimana penso che sia l'unica vera soluzione. Lì vediamo, siamo in umiltà, consapevoli che stiamo facendo bene, che vogliamo, dobbiamo continuare a voler far bene, lavorando bene. Mister, prima del match ci eravamo un po' sbilanciati, avevamo parlato di un Tesser che aveva preparato alla perfezione questa gara, facendo giustamente anche un po' di pretattica. È stata fatta pretattica anche per quanto riguarda Marcello Trotta? È stato... Nessuna pretattica. Ha giocato tutti quelli che ho detto ieri, meno Sbaffo, ma perché ha avuto la febbre Gavazzi, altrimenti avrebbe giocato Gavazzi. E di Trotta la situazione... Però ha rischiato su Trotta, no? Non ho rischiato su Trotta. Trotta ieri, l'ho detto anche in sala stampa, non poteva non esserci con la testa. Ne avevamo parlato prima dell'allenamento. Quindi quando sono andato in sala stampa ho riferito quello che era al momento la situazione. Stamane il ragazzo mi ha detto che si sentiva di giocare, di essere a disposizione delle mie scelte. Io l'ho ringraziato che si mette a disposizione dell'Avellino, dei compagni, e che avrei avuto l'occasione, se dovesse andare via, di scrivere magari anche un pezzo di storia dell'Avellino. E oggi l'ho fatto con il gol sul derby. Quindi è merito di questo ragazzo che ci ha voluto essere. Si aspetta un dietrofronto? No, non mi aspetto nulla. Il mercato, il ragazzo interessa, è un giocatore valido, l'ha dimostrato anche oggi. Non so come andrà a finire, questa è roba societaria. Grazie, grazie mille e complimenti al tecnico Attilio Tesser. Ovviamente Leonardo, non ho potuto passarti la regolare perché, come detto, c'è davvero traffico oggi pomeriggio qui in sala stampa. Attilio Tesser ha parlato ovviamente prima con noi, analizzando ovviamente il match, analizzando tutti i dettagli, e non si è sbilanciato anche sulla pretattica che comunque secondo noi un po' c'è stata e fortunatamente ha sortito gli effetti sperati, perché lo stesso tecnico ieri alla vigilia aveva riferito di non poter utilizzare Marcello Trotta che poi al decimo minuto della ripresa è entrato in campo, ha fatto la differenza. Ma permettimi di aggiungere, oggi la differenza l'ha fatta anche l'altro cambio, ovvero Roberto Insigne, che ha spaccato in due il match. È così, naturalmente capisco il traffico che ci sarà in quel momento nella mix zone, prendo subito la linea per passarla ad un nostro telespettatore al telefono. Pronto? Salve, buonasera, sono il vostro caro amico Marco, ciao, buona domenico. Ciao, ciao. Allora, io la promessa la mando nuda, se tu la ripesci la mangio stasera, siete invitati. Sì, mi sono dimenticato, ammetto. Come? Non ho capito, scusami. Allora, io la fettura di pesce la mangio stasera con voi, se vi fa piacere. Perché come no, ti aspettiamo qua. Dopo che c'è sera avevo promesso che ho fatto il digiuno, quindi stasera si festeggia. Assolutamente sì, se vieni tanto paga Domenico Zappella. Ah, vabbè, non fa nessun problema, posso pagare anche io. Comunque, a parte gli scherzi, è stato un grande regalo di Marcello Trotta. Speriamo di continuare così. Forza Avellino, saluto a tutti voi. Ciao Salerno, ci vediamo in Serie C. Va bene, speriamo di no, loro faranno la Serie C, non noi. Grazie a Marco, e direi, in attesa ancora di collegarci con Domenico Zappella, che lo vedo bello vispo, che sta cercando di prendere qualcuno per portarlo ai nostri microfoni, andiamo per gradi. Chiedo alla regia anche di andare a vedere quali sono stati tutti i risultati di questa 22esima giornata di Serie B, ricordandovi sempre che mancano ancora alcuni risultati, alcune partite. In cima a questa lista c'è la vittoria dell'Avellino 1-0 sulla Salernitana, con lo stesso punteggio c'è anche la vittoria del Como sul Perugia, del Lanciano sulla Provercelli, del Latina sul Novara e della Ternana sul Trapani, 1-0 che è stato davvero il risultato di giornata. Poi l'altro risultato è 2-1, la vittoria 2-1 sia del Pescara sul Livorno sia del Vicenza sul Modena, e nell'anticipo di ieri, come detto, Spezia e Bari è finito 0-0. Domani
domani, poi ci sarà il posticipo tra Brescia e Cesena e lunedì sera altre due partite, l'attesissima Crotone-Cagliari e poi ci sarà Virtus-Entella. Ascoli, questi dunque i risultati, tra poco andremo a rileggere ancora la classifica, nel frattempo diamo spazio ancora ai nostri tifosi da casa. Pronto? Pronto, buonasera, sono Gianni da Montella. Ciao Gianni, buonasera. Stasera è una serata magica, vale 100 punti il gol di Trotta e faccio un appello a Trotta e al presidente. Il presidente, lo lasci stare ad Avellino, lasciate perdere, vendete la fine campionato, è troppo importante per noi. È difficile Gianni, è difficile che Trotta possa rimanere. Però diciamo che se va via ci ha lasciato con un regalo più bello, non lo poteva fare. E infatti merita un grosso in bocca al lupo, spero che faccia bene dove va e spero che tutto ciò che vorrà per il futuro gli venga attribuito, insomma. Va bene. Grazie, buonasera. Ciao Gianni, buonasera. Per quanto riguarda il mercato, nella trasmissione che abbiamo fatto, nella diretta che abbiamo iniziato alle 13, che abbiamo portato avanti fino praticamente al ridosso del fischio d'inizio, parlando di mercato abbiamo fatto anche un nome che si fa comunque con insistenza per la sostituzione di Marcello Trotta, che è quello di Monachello dell'Atalanta. L'altra notizia di giornata è: se da un lato Marcello Trotta con l'Avellino ha segnato, il suo ipotetico sostituto, ossia Monachello, quest'oggi è partito titolare nella partita tra Atalanta ed Inter, e chissà che anche questo non possa essere un segnale di una trattativa che si fa davvero difficile. Saremo a vedere sul mercato. Nel frattempo ascoltiamo un altro tifoso in linea. Pronto? Pronto, sono Michele. Ciao Michele. Ho fatto la voce un po' per la gioia per il risultato al gol di Trotta. Le uniche preoccupazioni derivano più dal mercato, secondo me, in questo momento, perché perdere un giocatore come Trotta, se possiamo fare lo sforzo di tenerlo, anche se a quanto pare sembra difficile, bisogna trovare un altro giocatore sul mercato, almeno tipo Comi, Monachello, con queste caratteristiche qua, però se possiamo fare lo sforzo per tenerlo è meglio. Poi anche dei nuovi, forse Sbaffo è stato quello che ha giocato un po' meno bene, però ha fatto il suo. Mi è piaciuto pure Paghera, che ha dato origine anche al gol, poi all'assist per Insigne, che poi c'è stato il gol di Trotta. È lo stesso Cucino, ha fatto una bella partita a sinistra. Noi ci serve più che un piega a sinistra, anche se lui è un terzino destro, perché lì siamo carenti. Anche con la recessione di Giron, Visconti pure non è granché, meglio non metterlo più. E un difensore centrale sta per arrivare dal mercato, forse serve un altro terzino sinistro. E se possiamo tenere troppo è meglio, altrimenti dobbiamo sostituirlo, perché se no più di 54-55 punti non possiamo fare, secondo me. Se vogliamo lottare il troppo o qualcosa in più, dobbiamo acquistare qualche altro giocatore. Però se possiamo tenere troppo è meglio, questa è la mia considerazione. Va bene, grazie Michele. Ecco. Credo che in ogni caso sia difficile sostituire un giocatore come Marcello Trotta. Naturalmente la società farà il possibile per non far sentire la mancanza di un giocatore del calibro di Trotta. Dal mercato dovrebbe arrivare nelle prossime ore, probabilmente all'inizio della prossima settimana, l'annuncio dell'arrivo di un difensore, ossia Migliorini dalla Juve Stabia. Per quanto riguarda i terzini, Pucino oggi ha dimostrato, e l'aveva già detto quando è stato presentato, ha dimostrato di poter giocare anche sulla fascia sinistra. Con l'arrivo di Migliorini c'è anche ancora di più la possibilità che Tesser dia ancora una volta fiducia a Biraschi sulla corsia di destra. Tornerà tra pochissimo, per quanto riguarda sempre i terzini, tornerà a disposizione anche Visconti, sempre sull'out di sinistra. C'è sempre Nika, che al momento sembra dover rimanere. Nika anche può giocare su entrambe le fasce. In uscita, alla luce anche dei convocati di quest'oggi, dovrebbero esserci Nitriaschi e Ligi, che verrà sostituito, come detto, da Migliorini. Per Nitriaschi non so se la società possa avere intenzione di intervenire ancora sul mercato. Per quanto riguarda la difesa c'è sempre quel Jolly, che anche oggi Tesser si è giocato e ha avuto ragione, di William Gidai, schierato come difensore centrale praticamente anche quest'oggi, che c'era una carenza di centrocampisti. Ha avuto ragione Tesser nel schierare Gidai al centro della difesa, ha dato fiducia dal primo minuto sia a Sbaffo che a Paghera, e le scelte di Tesser quest'oggi
belgi hanno avuto la meglio per fortuna e ci hanno regalato i tre punti. Un altro tifoso in linea, lo ascoltiamo. Pronto? Pronto, buonasera, buonasera. Buonasera. Sono Massimo D'Avellino. Ciao Massimo, prego. Allora, criticando, criticherei l'allenatore. Strano. Perché? Perché ha messo troppi giocatori sulla fascia destra. Sì. E doveva giocare con Gidei e con i giocatori. Pronto? Ok, era un po' confuso probabilmente il nostro Massimo che ha chiamato da Avellino. Prendendola sul serio questa telefonata, e credo sia difficile prenderla sul serio, credo sia davvero difficile quest'oggi dare delle colpe a Tessera perché ha messo troppi giocatori sulla destra, non mi sembra. Il 4-3-1-2 ha giocatori sia a destra che a sinistra, va bene così. Ringraziamo comunque il nostro telespettatore per la telefonata, salutiamo anche gli amici che erano con lui, che si divertivano a suon di risate. Come sempre i nostri telefoni sono aperti a tutti, a chi vuole davvero intervenire, a chi vuole solo divertirsi, ci mancherebbe. Qui a Prima TV i sorrisi non mancano davvero mai. C'è un'altra telefonata, chiedo alla regia, c'è, e la ascoltiamo subito. Pronto? Buonasera, sono Antonio da Avellino. Ciao Antonio. Dunque, io volevo fare una riflessione. Felicissimo, la squadra mi è piaciuta nonostante le tante difficoltà per la febbre, e io sono convinto di una cosa, e l'ho detto spesse volte chiamando anche in altre trasmissioni, che per me Insigne, se gioca la mezz'ora, è il nostro Mertens, cioè è uno che nella mezz'ora finale, con il passo che c'ha, fa la differenza. La partita è cambiata quando è entrato Trotta, loro si sono proprio intimoriti. Questo significa che quando c'hai uno che c'ha fisicità, si tiene tre giocatori, loro proprio si sono abbassati in quel momento, proprio anche con la testa, oltre che col fisico. E certo, a questo punto la squadra è puntellata abbastanza bene, considerando che non abbiamo giocato con Arini e non abbiamo giocato con Gavazzi, cioè praticamente la tecnica e i polmoni del centrocampo, e il centrocampo ha risposto alla grande in una partita difficile. Perché se avessimo giocato con qualsiasi altra squadra la partita non era così difficile psicologicamente. Quindi un elogio alla squadra, veramente complimenti, e spero che continuino così. E soprattutto, purtroppo, non è una critica, però per Tavano non ci può garantire quello che ci poteva garantire Trotta, anche Mukuru. Tavano lo vedo dagli ultimi 20 minuti quando stai vincendo fuori casa, ma lo vedo molto molto in difficoltà. Perfetto, Antonio, ti ringrazio. Buona serata, dobbiamo andare immediatamente allo stadio Partenio Lombardi perché c'è l'allenatore della Salernitana, Vincenzo Torrente, in compagnia di Domenico Zappella. A te Domenico. Sì Leonardo, ovviamente abbiamo tempi ristretti, abbiamo qui il tecnico della Salernitana, mister, una partita all'insegna dell'equilibrio con la Salernitana che si è fatta maggiormente apprezzare nel primo tempo, un Avellino invece diverso nella ripresa. È cresciuto l'Avellino o è peggiorata la Salernitana nella ripresa? No, credo che ci sia un calo nostro dovuto alla condizione di qualche ragazzo che è appena arrivato, che non ha avuto la continuità in questi mesi di giocare, quindi era anche normale. E poi soprattutto l'Avellino ha spinto, poi l'inserimento di Trotta e Insigne ha dato qualità all'attacco dell'Avellino e ha spostato l'equilibrio della partita, anche se poi è stata una partita equilibrata perché l'Avellino ha avuto due palle gol e uno ha fatto gol, mentre noi abbiamo avuto due palle gol, uno al primo tempo, e nel finale con Bova abbiamo sbagliato il gol dell'1-1. La differenza poi l'ha fatta sicuramente la qualità in avanti di quei due giocatori. Ecco, appunto, i cambi hanno fatto la differenza, lo diceva mister Tesser, lo ha ribadito anche lei, cambi vincenti per l'Avellino, cambi invece che non hanno sortito gli effetti sperati con Bove e Donnarumma che nel finale si sono divorati il gol del pareggio.
Sì, soprattutto quello di Bovo, quello di Bovo è stato quello più netto, quello di Donnarumma ha calciato, ma quello di Bovo poteva regalarci il pareggio, e peccato, è andata così, ripeto, i cambi dell'Avellino sono stati decisivi, i nostri ci siamo andati vicini ma non siamo riusciti a concretizzare. Mister, la classifica della Salernitana si fa a questo punto davvero pericolosa, la vittoria anche del Como. Le faccio questa domanda: è più preoccupato da allenatore della Salernitana o da tifoso della Salernitana, visto che lei è nativo di Cetara, ha sempre tifato Salernitana? Sì, no, io la classifica in questo momento non è bella, però io sono convinto con gli inserimenti dei nuovi e con qualche recupero, come dicevo prima, di qualcuno in difesa. Io penso che questa squadra possa arrivare all'obiettivo che ci siamo prefissi all'inizio della stagione, quello della salvezza. Bisogna che migliorano la condizione di questi giocatori che sono arrivati di qualità, spero poi che nel mercato arriva ancora qualcos'altro per migliorare la qualità di questa squadra per centrare l'obiettivo della salvezza. Avellino da playoff invece? E i numeri dicono questo, ma a continuità in questo campionato la continuità è fondamentale. Direi proprio di sì, io credo che poi l'Avellino sia stato costruito per questo obiettivo, quindi si sta confermando, aveva fatto già l'anno scorso, è migliorato quest'anno e credo che ha le potenzialità per centrare questo obiettivo. Grazie mille mister. Grazie al tecnico della Salernitana Vincenzo Torrente. Leonardo, fra pochissimi minuti avremo anche il capitano dell'Avellino Angelo D'Angelo. In sottofondo invece ascoltiamo l'esaltazione, la gioia del presidente Walter Taccone. Chissà che non ci faccia una sorpresa qui all'interno degli spogliatoi del Partenio Lombardi. Non ci resta che pazientare. Vediamo, aspettiamo nell'attesa, ascoltiamo un altro tifoso che anche lui pazientemente ha atteso al telefono che finisse l'intervista a mister Torrente, lo ascoltiamo. Pronto? Buonasera a tutti. Io volevo solo ringraziare tutti perché è stata una vittoria bellissima, ma in particolare voglio ringraziare Massimo che a telefono è stato molto timido, ma in curva vi posso assicurare che è stato una bomba. Va bene. Ringraziamo. Ringraziamo anche la Salernitana per il penultimo posto. Meno 14 dall'Avellino. Forza lupi a tutti. A freddo. Va bene. A freddo. Grazie. Ringraziamo i nostri allegri tifosi che ci tengono compagnia, ci fanno divertire. Deve essere uno degli amici di Massimo che ha chiamato prima, ci fa piacere che si sia divertito in curva, anche noi ci siamo divertiti tutti quest'oggi allo stadio per questa vittoria dell'Avellino, in attesa, come detto, che arrivi Angelo D'Angelo o anche il presidente Walter Taccone ai nostri microfoni. Sento il telefono squillare, se rispondiamo possiamo anche posticipare lo stacco pubblicitario. Vediamo, tutto in diretta, tutto live. Ce l'abbiamo e quindi la ascoltiamo immediatamente. Pronto? Pronto, sono Tony, volevo intervenire nel corso della trasmissione. Ciao Tony. Bentornati nel palinsesto televisivo. Ciao Tony, mi stavo preoccupando che ancora non avessi telefonato. No, vabbè, io sono sempre presente, sia nella buona che nella cattiva sorte. Esatto. Adesso è buona e siamo ancora più presenti. Quindi stavo facendo i complimenti alla trasmissione che rimane secondo me la migliore, anche perché ha caldo nel post partita. Grazie Tony, oggi dimmi. Comunque la Vellina ha vinto una partita che era molto difficile, anche perché c'era la ripresa del campionato e non sapevamo in che modo aveva ripreso, diciamo, la condizione fisica e il resto. Questa partita ci ha detto pure un'altra cosa, che vendere trotta cioè non è cosa buona, anche perché bisogna tenerlo fino a fine stagione. Perché il prezzo secondo me pattuito, non so, intorno ai 3 milioni, cioè non è adeguato al valore del calciatore, sia per l'età e sia per la potenzialità.
Ricordo che un giocatore come Belotti, che è pure un altro, anche perché i punti in giro non è che ce ne stanno tanti, un giocatore come Belotti se deve vendere 8 milioni, ma questo che ha fatto sia nel Palermo che nel Torino? 8 milioni di euro, se andiamo a fare il paragone, cioè c'è un abisso. Perciò la società deve fare di tutto per trattenerlo, almeno fino a fine stagione. Poi cioè, deve trovare il modo, perché comunque è indispensabile, diciamo, sia per la squadra e sia anche per la società, perché aumentando di prezzo, se continua a segnare a giocare, io penso che il prezzo li vedrà. Non è, cioè, non è che dobbiamo svenderlo per forza, anche se lui se ne vuole andare, lo so. Però io penso che c'è una questione economica, che se va a giocare nel Sassuolo non è che fa un titolare, potrebbe anche non giocare. Qua comunque si può mettere in mostra, cioè si può mettere in vetrina. Poi c'è un'altra due cose veloci, perché capisco bene che la professione è abbastanza, diciamo così, in avanti. Comunque se dovesse andare via bisogna acquisire un giocatore altrettanto valido, non dico uguale, ma a meno che abbia caratteristiche per segnare, diciamo, e che sia in grado di far vincere le partite. È buono che abbiamo venduto Zitto, io l'ho detto sempre, cioè questo praticamente, diciamo, abbiamo visto che soggetto è in realtà. Oltre che come giocatore, io ho sempre detto che era finita, perché si vedeva da come correva. Poi cioè, diciamo, un altro che dobbiamo andare via, senza, perché ho visto che era in forza per giocare fino alla fine a Visconti. Cioè, non si è mai messo in campo Visconti, perché praticamente succederà quello che è successo sino adesso. Ogni giocatore che ha marcato ha fatto una tua partita. Solo con lui hanno segnato, Cionek, Gambionetta, cioè, dice Sao, cioè, voglio dire altro, cioè, ma se, allora, a questo punto qua, cioè, teniamoci di Triaschi, che ultimamente stava dimostrando che si era inserito abbastanza bene, oltre al fatto che la rete su posizione, e cioè non mi pare che abbiamo calciatori in grado di battere un calcio di posizione. Buon prosieguo. Grazie Tony, grazie Tony. Chiudiamo con te e andiamo immediatamente allo stadio Partenio Lombardi, dove con il nostro Domenico Zappella c'è Angelo D'Angelo. C'è Angelo D'Angelo, il capitano dei Lupi, il gladiatore di questa squadra. Angelo, finalmente, l'avevi sognato da quando vestivi la maglia bianco-verde, il derby con la Salernitana, la vittoria finalmente è arrivata dopo quell'amara sconfitta nel girone d'andata. Sì, personalmente, come tutti voi, è una gioia incredibile. Sono 14 giorni che prepariamo mentalmente questa partita e penso che nel primo tempo... L'avete visto tutti, è stata una partita, un primo tempo molto studiato, nervoso, però il secondo tempo è uscito fuori il grande Avellino che ha voglia con tanta fame di portare a casa questa grande vittoria, ma non solo per i tre punti, quelli ancora devo vedere la classifica, e per la grande gioia che abbiamo dato all'intera provincia. Ecco Angelo, l'hai sottolineato stesso tu, nella ripresa l'Avellino è entrato in maniera diversa sul campo, al di là della tecnica che è nettamente superiore alla Salernitana, ma avete giocato con una foga agonistica esemplare, la stessa che avevamo visto nelle 5 vittorie consecutive precedenti. Sì, è l'Avellino di sempre, quello tutto polmoni, grinta, cuore, l'avete visto tutti, oggi... Non l'ho detto in conferenza stampa che la palla doveva scoppiare, penso che la palla oggi è scoppiata e devo fare un grosso applauso a tutti i giocatori, ma anche la panchina, il mister, tutti, perché questa è una partita molto, molto nervosa e ci hanno dato una grossa mano chi è entrato, chi ci sosteneva in panchina, e poi un plauso grande va al tifo. Perché sono stati eccezionali e quindi dare dopo anni una gioia così incredibile all'intera provincia per noi è un grande orgoglio. Hai annichilito, ammutolito Zito, l'hai praticamente costretto ad una serie di errori infiniti, ti sei fatto fermare però dall'altro ex Terracciano nell'occasione del possibile secondo gol, è stato bravo però il portiere a chiuderti praticamente lo specchio della porta. Sì, mi piacerebbe rivederla lì per lì, a tu per tu. Ho pensato non posso incrociarla perché Pietro è Terracciano è 2 metri, poi c'ha 47 di piede, me la prende di sicuro. Ho detto spero di mettergliela sotto le braccia, nel fianco, sul primo palo, però è stato molto bravo. Io un'ultima curiosità, poi darò l'auricolare e il microfono a Leonardo D'Avenia. In questo momento, secondo te, ad Ascea stanno festeggiando per la vittoria dell'Avellino oppure sono delusi per la sconfitta della Salernitana?
Ma penso entrambe le cose. In queste settimane con degli amici ho detto lasciatemi stare, ci vediamo il 17 per una pizza. Perché ora sono già in clima derby, loro mi vogliono bene, però hanno la fede, tifano Salernitana e va bene così, amici più di prima. Ed ora linea a te, Leonardo. Perfetto, amici più di prima, naturalmente mi sa che adesso la pizza, Angelo, la devi offrire tu a loro alla luce della vittoria dell'Avellino, ma volevo chiederti un'altra cosa, naturalmente il match winner di quest'oggi, naturalmente l'uomo copertina di questo derby è Marcello Trotta, all'interno dello spogliatoio vi siete salutati? Ma diciamo che in mezzo al campo appena l'ho abbracciato gli ho detto guarda Marce, mo te ne puoi. Naturalmente ci ha regalato una grossa gioia e penso che doveva andare così, doveva entrare, fare gol nel derby e salutare così il tifo dell'Avellino, l'intera provincia. Penso che sono molto contento per lui. Perfetto, siamo davvero tutti contenti, grazie al capitano dell'Avellino Angelo D'Angelo, grazie. Ciao, grazie a voi. Grazie mille. Perfetto, tra pochissimo, subito dopo la pubblicità, torneremo nuovamente allo stadio Partenio Lombardi per capire se arriverà o meno anche il presidente Taccone ai nostri microfoni. Nel frattempo linea alla regia per la pubblicità, poi andremo a vedere anche tutti gli highlights di Avellino Salernitano. Eccoci nuovamente in studio, ma do immediatamente la parola a Domenico Zappella per capire, Taccone viene o no ai nostri microfoni? No Leonardo, perché il presidente è passato solamente di passaggio qui all'interno degli spogliatoi del Partenio Lombardi, ovviamente per festeggiare insieme anche a noi organi di informazione, ha parlato anche lui solo in esclusiva con i colleghi di Sky Sport. Sono queste un po' le decisioni prese dal presidente Walter Taccone, anche lo stesso Marcello Trotta che ha parlato in esclusiva a Sky, non davanti a gli altri microfoni, però come abbiamo potuto ascoltare le parole del capitano Angelo D'Angelo che lo ha salutato affettuosamente, possiamo ribadirlo ancora una volta, questo è stato l'ultimo gol, l'ottavo sigillo in maglia biancoverde quest'anno di Marcello Trotta. Ascoltavo un po' anche il commento di qualche tifoso da casa, giustamente condivido un po' l'opinione dei nostri telespettatori, perché effettivamente senza fare il paragone con altri attaccanti, però la cifra che si vocifera tra i 2 milioni e mezzo e 2 milioni e 7 forse è abbastanza inferiore rispetto alle potenzialità che questo attaccante ha. Il gol di oggi era semplice, facilissimo, perché ha realizzato a porta vuota, ma farsi trovare in quel posto è sicuramente sinonimo di grandi qualità che questo attaccante, lo abbiamo sempre detto dal primo momento in cui ha messo piede qui in Irpinia, che poteva fare la differenza. Marcello Trotta è un attaccante da Serie A, lascerà purtroppo l'Irpinia per raggiungere Sassuolo. E Leonardo, l'altra curiosità di cui discutevamo soprattutto ad inizio partita, perché al posto di Trotta potrebbe chissà magari giungere in Irpinia Monachello, la curiosità è che Monachello quest'oggi ha già giocato titolare con l'Atalanta nella sfida delle ore 15 contro l'Inter. Chissà che l'Atalanta a questo punto non decida di tenerselo in Lombardia e quindi di non cederlo eventualmente in prestito. Lo abbiamo sottolineato già prima questo aspetto di Monachello. Prendo la linea per girarla nuovamente a un nostro telespettatore al telefono. Pronto? Pronto? Sì. Sono Nicola da Mercogliano. Ciao Nicola. Qualche volta devo venire in studio perché voi mi avete invitato e devo venire. Prima o poi verrò a Contatto Sport. Va bene. Con l'amico Zappella là che
e nello stadio. Allora facciamo una cosa, Nicola, mi prendo io la responsabilità, ti invito ufficialmente per venire lunedì sera nei nostri studi. Se ci sei, le nostre porte per te sono aperte. Ok. Va bene. Lunedì sera. Alle ore? Noi iniziamo la diretta alle 21:30, quindi puoi venire per quell'ora. Ok, ci sarò. Ora, preso magari, questo... Magari telefono prima a questo numero? No, non c'è bisogno, basta che quando vieni qua ti qualifichi, dici sono Nicola, sono stato invitato da Leonardo D'Aveni e da Domenico Zappella. Okay. Tanto ci trovi qua. Ok, volevo dire solo che la partita è stata emozionante. Diamo alto anche a TSR, visto che è stato bersagliato parecchie volte da noi tifosi. Ha messo Insigne, ha cambiato la partita, ha avuto il coraggio di mettere Trotta, nonostante che magari con la testa stava altrove, ci ha fatto un bel regalo. E le voglio passare una tifosissima, la mia piccola tifosissima. Va bene. Sono una grande tifosa. Bravissima. Questa canzone. Chi localizza ma noi cos'è? Chi localizza ma noi cos'è? E pisciaiolo. Ciao. Ciao. Sono contenta. Ciao. Arrivederci, ciao, ci sentiamo e ci vediamo in studio. Vabbè, Nicola, porta anche la bambina se vuoi lunedì sera, Pure la bambina porta la sita di certo. Verde, tutta di verde ti vesti. Va bene, è una tifosissima, Va è stata bene. L'anima nello stadio, ha cantato a squarciagola. Bravissima, cresciamo i nostri figli con giusti principi, bravissimo sì, Nicola. Sì, insegniamo già col cuore bianco-verde. Perfetto. Visto che quello in questa età, adesso ho 54 anni, dobbiamo sostituirlo un po' il cuore, da rosso lo facciamo bianco-verde, che poi si fa vecchio. Perfetto, grazie Nicola, buonasera. A Domenico e tutto lo studio. Grazie, una bella trasmissione. Ci vediamo lunedì sera. Arrivederci. Ciao Nicola, buonasera. Tornando agli aspetti calcistici, volevo chiedere a Domenico, lo abbiamo già detto, quest'oggi Tesser ha sorpreso un po' tutti con la scelta degli 11 da schierare, in primis per i nuovi che sono scesi tutti e tre in campo, sia Pucino, sia Paghera, sia Sbaffo, ma anche per le posizioni in campo che hanno avuto. Torno tra pochissimo da te, Domenico, c'è prima un'altra telefonata e l'ascoltiamo. Pronto? Pronto, buonasera, sono la signora Maria. Buonasera, signora. Sono a stasera, la scarpa che mi faceva male dall'andata, il sassolino è stato tolto, non mi fa male più. A Cagliari hanno pigliato due sarde, a Como due trote, Avellino una mozzarella. Avellino una hanno trota. Una cena completa. Una trotta ad Avellino. Una trotta pure hanno preso, sì. Adesso Marcello, gli auguro tutti il bene di questo mondo, per il regalo che ci ha fatto non sarà dimenticato. Forza Avellino e forza Lupi, le abbiamo dato un'altra piccola spinta per buttarle al mare con tutti i panni. Va bene, buonasera. Grazie, arrivederci. Grazie alla signora Maria. Passo direttamente la linea a Domenico Zappella che se la ride lì dallo stadio Partenio Lombardi. Ricomponiti Domenico, ricomponiti, torniamo per un momento seri e torniamo con la discussione, come dicevo, sui tre nuovi acquisti. Sì, io ci provo ad essere serio anche perché dopo queste ultime due telefonate assolutamente che condivido e saluto, soprattutto la piccola bambina mi ha fatto morire, ovviamente l'augurio è quello di rivederla lunedì sera proprio live qui a Contatto Sport. Detto questo, parliamo appunto di aspetti tecnici, come giustamente hai sottolineato tu, abbiamo fatto anche col tecnico Tesser l'inserimento in contemporanea dei tre volti nuovi. Pucino era abbastanza annunciato, doveva essere solamente lui inizialmente il giocatore candidato ad essere in campo dal primo minuto, ce lo aspettavamo nel suo ruolo naturale. A destra invece Tesser ha deciso di schierarlo sull'out di sinistro, poi c'è stato l'infortunio di Gavazzi insieme alla squalifica di Arini, è un po' costretto il tecnico biancoverde a rimescolare le carte per quanto riguarda il centrocampo ed è per questo che ha deciso di schierare anche
anche gli altri due volti nuovi, ovvero Paghera al centro e Sbaffo sull'out di sinistro. Anche qui è stata una sorpresa, perché Sbaffo lo conosciamo tutti in posizione da trequartista, c'era però Bastien in quel frangente ad assistere le due punte. Io ho ascoltato la tua analisi, anche a me personalmente Sbaffo è piaciuto tantissimo, soprattutto per come ha approcciato il match. Poi nella ripresa ha avuto un leggero calo dal punto di vista atletico, ma ha dato l'anima, ha speso tantissimo, ce l'ha messa tutta, ha stretto i denti fino alla sostituzione. Paghera invece è partito davvero col freno a mano tirato, la sensazione la si è avuta anche quando ha battuto i diversi calci d'angolo e le punizioni, ma un Paghera che è cresciuto alla distanza e che è stato decisivo, come ho sottolineato anche col tecnico biancoverde, soprattutto in occasione del gol, visto che la sua giocata ha permesso di aprire lo spazio a sinistra per Insigne, e poi quell'assist bellissimo al bacio appunto del trequartista napoletano per Marcello Trotta. Pucino mi è piaciuto anche lui tantissimo, ha mantenuto bene sull'out di sinistro e quando ha potuto ha cercato anche di spingere sulla sua fascia di appartenenza. In pratica i tre volti nuovi dell'Avellino hanno già convinto. Perfetto, è davvero così, chi ben comincia a metà dell'opera, i tre volti nuovi hanno convinto e come, siamo in attesa anche di scoprire quali saranno gli altri volti nuovi in casa Avellino. Nel frattempo ascoltiamo un'altra telefonata in linea, pronto? Pronto, salve, sono il colonnello Lallo, responsabile della relazione istituzionale di Avellino Calcio, ho seguito la vostra trasmissione. Vi faccio i complimenti, io non intervengo né devo fare, diciamo, notazioni che riguardino gli aspetti tecnici e quant'altro. Volevo approfittare della vostra emittente per ringraziare le forze di polizia e le istituzioni addette all'ordine pubblico che hanno consentito con il loro impegno e soprattutto anche con il corretto comportamento sostanziale dei tifosi di trascorrere un pomeriggio in serenità, divertendoci anche e soprattutto rendendo sicura la manifestazione. Ovviamente non lo faccio mai, ma lo faccio pubblicamente, un grande ringraziamento a Walter Taccone intendo, che voglio dire sempre interviene per rendere la manutenzione dello stadio in grado anche di affrontare eventi complessi e difficili come quelli di questa partita. A voi i miei complimenti e speriamo di regalare, anzi che ci regali ancora la squadra, ulteriori soddisfazioni come queste. Buona serata. Grazie, grazie. Ringraziamo il colonnello Lallo che a sorpresa ci ha chiamato, lo ringraziamo. Era doveroso anche naturalmente sottolineare, al di là degli aspetti calcistici e sportivi strettamente legati al campo, con la vittoria dell'Avellino c'è stata una vittoria anche naturalmente sugli spalti tra le due tifoserie che si sono naturalmente affrontate a suon di striscioni e di sfottò. È andato tutto liscio anche grazie, come abbiamo già sottolineato, al massiccio impegno di forze dell'ordine che ha fatto sì che non succedesse nulla, che si potesse parlare davvero solo ed esclusivamente di una bella giornata di sport, si potesse parlare solo di calcio, e quindi è bene sottolineare sempre questo. Con Domenico Zappella, sempre dallo stadio Partenio Lombardi, a proposito di tifosi, Domenico, andiamo a dare anche i giusti meriti ad uno stadio che quest'oggi davvero era strapieno, e sarai concorde con me sicuramente nel dare i meriti a quella bellissima curva sud che ha allestito due coreografie, una meglio dell'altra. Davvero, davvero da brividi, una meglio dell'altra, come hai sottolineato stesso tu. La prima è quella autentica, che ci ha contraddistinto e che ci permette tuttora di essere tra le tifoserie più apprezzate in tutta Italia, ovvero la sciarpata. Stanno anche le altre tifoserie, stanno prendendo esempio da quella avellinese, quindi il nostro cavallo di battaglia della curva sud, questa coreografia con la sciarpata ad inizio del match. E poi c'è stato quello spettacolo pirotecnico incredibile
incredibile nella ripresa d'inizio. Ripresa non se l'aspettava praticamente nessuno, tanto che spesso noi ovviamente eravamo in tribuna Termini, io ho visto tantissimi tifosi con gli occhi rivolti solo ed esclusivamente in curva sud piuttosto che sul campo. Infatti secondo me molti tifosi non avranno neppure visto le due nitide palle gol che l'Avellino ha avuto al secondo minuto e al terzo minuto di gioco della ripresa, proprio perché lo spettacolo regalato dalla tifoseria biancoverde è stato unico, inimitabile, come sempre eccezionale. Ho ascoltato il collegamento a sorpresa appunto del colonnello Lallo, come l'avevi definito stesso tu. Non mi resta anche a me che apprezzare, lo avevamo già fatto ad inizio di match, il lavoro delle forze dell'ordine. Non ci stancheremo mai di sottolinearlo, perché qui ad Avellino ci sono dirigenti preposti al servizio d'ordine, nello stadio Partenio Lombardi funzionano davvero alla perfezione, le tifoserie avversarie puntualmente entrano prima del match rispetto invece a quanto accaduto in altri stadi d'Italia, dove spesso e volentieri i tifosi dell'Avellino in trasferta sono costretti ad entrare abbondantemente a gara in corso. È stato davvero organizzato tutto alla perfezione. Complimenti ai tifosi, ma complimenti anche alle forze dell'ordine e a tutti i dirigenti preposti. I tifosi, stiamo analizzando le varie coreografie, stiamo analizzando gli sfotto, però c'è da sottolineare anche uno striscione esposto nel settore ospiti, ossia dai tifosi della Salernitana, per il piccolo Matteo, Domenico. Sì, assolutamente, assolutamente, quello che abbiamo notato subito, perché proprio nel momento in cui c'è stata la coreografia della curva sud ad inizio del secondo tempo c'è stato quel striscione nel settore ospiti da parte dei tifosi della Salernitana nei confronti di Matteo, il nostro piccolo grande tifoso che sta cercando di vincere la sua partita più importante. Sappiamo, abbiamo più volte raccontato anche della vicinanza della curva sud dell'Avellino nei confronti dell'altro baby tifoso invece della Salernitana Armandino. È giusto sottolineare questi aspetti, perché come spesso accade soprattutto dal punto di vista della cronaca si cerca lo scontro, si cerca l'incidente per fare titoli a nove colonne, e invece quando ci sono gesti di solidarietà, gesti importanti da parte degli ultras, finiscono nel dimenticatoio. Non è così per noi, così come abbiamo apprezzato il gesto della curva sud nei confronti di Armandino, lo stesso facciamo nei confronti dei tifosi della Salernitana, che hanno salutato appunto con uno striscione: forza Matteo, il nostro piccolo grande tifoso. Così, è così. Prima di salutarti, Domenico, andiamo a vedere insieme, io da qui che commento, tu naturalmente lì li guarderai, gli highlights di Avellino Salernitana. Come detto, Tessera ha sorpreso un po' tutti con le scelte iniziali dell'11, con Biraschi a destra, Puccino a sinistra, al centro Gidai e Chiosa, terzetto di centrocampo composto da Sbaffo, Paghera e D'Angelo e Bastien alle spalle della coppia Tavano-Castaldo. Questi sono i tifosi della Salernitana, questa è la Salernitana, lì con il numero 28 c'è Antonio Zito. È partita la partita, bellissima. Qui è proprio Antonio Zito a farsi pericoloso con un colpo di testa sugli effetti di un calcio di punizione, lasciato colpevolmente libero. Per fortuna nostra Antonio Zito non ci ha messo lo zampino in questo derby. Ancora la Salernitana a farsi pericoloso con un tiro innocuo dalla distanza di Gabbionetta, che all'andata ci aveva fatto piangere. Ancora la Salernitana a farsi pericolosa in area con questo tiro, con questa girata di Colombo che è stata deviata in corner. Come detto, la Salernitana nel primo tempo ha avuto più occasioni. Qui ancora una volta una parata di Pierluigi Frattali su un colpo di testa di Coda, su calcio di punizione di Antonio Zito, colpo di testa di Coda e parata con i piedi di Frattali. L'Avellino si fa vivo nel primo tempo con questo scambio tra Tavano e Bastien, con la palla che arriva a Paghera che tira
dalla distanza, non centrando lo specchio della porta. Si chiude così il primo tempo 0-0. Nella ripresa tutto un altro Avellino sotto gli occhi di una bellissima cornice di pubblico, sia da una parte che dall'altra. L'Avellino che si fa pericoloso qui con questo tiro dalla distanza di Bastien, molto simile all'azione del gol di Cesena. Questa volta la palla però è andata a lato. Qui occasionissima per Ciccio Tavano, imbeccato in aria, il suo tocco lento purtroppo è finito a lato. L'ultima, questa sarà l'ultima azione di Ciccio Tavano. Al suo posto è entrato Marcello Trotta, che abbiamo già celebrato in tutta questa trasmissione. Stiamo aspettando appunto di rivedere il gol. Questa è un'occasione ancora per l'Avellino, subito con Marcello Trotta, con questa occasione che andrei a rivedere. Stranamente ci hanno messo anche il replay, perché poteva esserci un tocco di mano, mi sembra di no, per fortuna. Strano, infatti mi stavo meravigliando. Qua c'è la sostituzione, bordata di fischi per Antonio Zito che lascia il campo. Tesser carica 1000, Roberto Insigne che prende il posto di Bastien, sostituzioni azzeccatissime per Attilio Tesser, ed ecco svelato il motivo. Palla indietro, Paghera allarga per Insigne che la mette in mezzo, dove lì si fa trovare Marcello Trotta che gonfia la rete e poi fa questa corsa di tutto il campo per andare a raccogliere l'abbraccio della curva sud, il suo regalo d'addio probabilmente, con questa rete che ha naturalmente riempito di gioia i cuori dei tifosi dell'Avellino. Questa è l'occasione di cui Domenico parlava prima con Angelo D'Angelo, che manda anche a quel paese l'ex terracciano che ha parato con i piedi. Questa era l'occasione invece della Salernitana, che non è riuscita a trovare il gol del pareggio, e dopo 5 minuti di recupero può esplodere la gioia in campo e sugli spalti per la vittoria dell'Avellino in questo sentitissimo derby contro la Salernitana. 1-0 firmato Marcello Trotta. Domenico, abbiamo rivisto il gol. C'è da dire, come abbiamo già sottolineato, Tesser ha azzeccato tutto, Paghera che ha recuperato palla, l'ha allargata per Insigne che era appena entrata, l'ha messa dentro Trotta, anche lui subentrato dalla panchina, e ci è andata bene. Sì, due passaggi e si è arrivato in porta, è questo che abbiamo rivisto durante gli highlights del match, Leonardo, ma rivedendo appunto le fasi salienti mi ha colpito moltissimo quell'immagine quando è entrato Roberto Insigne con Tesser, come hai sottolineato stesso tu, lo ha caricato davvero a 1000. Lo ribadisco ancora una volta, secondo me quest'oggi la differenza al di là di Trotta l'ha fatta proprio Roberto Insigne, perché ha spaccato praticamente in due il match con quella giocata. Non era assolutamente facile, poteva anche tirare in porta, invece no, ha sorpreso tutti, praticamente anche il portiere terracciano, che poi è stato, eccola qui, grazie dalla regia, Tesser che carica e sprona Insigne. Stavo dicendo appunto, in occasione del gol poteva tranquillamente tirare in porta, invece Insigne è stato altruista, ha visto con la coda dell'occhio, eccola qui, proprio Trotta, un assist che ha colto tutti di sorpresa, il portiere terracciano ma un po' tutta la retroguardia della Salernitana. Questa è una giocata d'alta classe da parte del trequartista napoletano, così come in precedenza da parte di Paghera. Lo avevamo detto, un po' l'Avellino si è affidato al maggior tasso tecnico che ha rispetto alla Salernitana, e come abbiamo più volte sottolineato anche lo stesso Torrente lo ha ammesso, i cambi hanno fatto letteralmente la differenza. Insigne e Trotta da una parte, Bovo e Donnarumma che nel finale si sono divorati il gol del possibile pareggio. Tutto sommato, come detto, una vittoria strameritata da parte dell'Avellino, per quanto fatto vedere nella ripresa, l'abbiamo rivisto nelle immagini salienti del match, perché la Salernitana, pur giocando bene nel primo tempo, ha creato qualche grattacapo solo sugli sviluppi dei calci da fermo. Lì l'Avellino invece è andato
andato in difficoltà, e lì dovrà lavorare mister Tesser in questi giorni, in virtù soprattutto della prossima trasferta che ci attende, in virtù soprattutto di questo ciclo di ferro. Lo avevamo già detto ad inizio campionato, era un ciclo di ferro nel girone di andata, sarà così anche nel girone di ritorno, con la differenza che tutti i match importanti invece rispetto al girone di andata li giocheremo qui al Partenio Lombardi. La prima impresa è stata compiuta, quella di battere e rivendicare soprattutto la sconfitta dell'andata contro la Salernitana, poi lo ricordiamo il prossimo match interno in anticipo di venerdì sera contro il Cagliari di Rastelli, ma prima di quel match trasferta sabato a Modena. E sarà anche quella un'altra bella battaglia da vivere. Nel frattempo ascoltiamo un'altra telefonata in linea. Pronto? Ciao Giuseppe da Napoli. Ciao Giuseppe. Tifoso del Napoli e tifoso, cioè simpatizzante della Torino. Sente, la prima cosa mi fa veramente molto piacere, finalmente non voglio essere sboccato, ma aveva a che fare, voglio avere l'insieme come i napoletani, ma i salernitani sono proprio, non voglio essere una parola, perché non si dice le parole in televisione, ma mi ha aggiunto un grandissimo piacere. Io spero che la Salernità non sia in Serie D, non in Serie C, Serie D. Va bene, senti, un'altra cosa, non è che vi trovate qualche decoder con la scheda, perché io qualche volta mi vorrei vedere pure, diciamo, dell'Avellino, se ci vuoi, se ci peccate ce l'avesse, qualcuno ce l'avrebbe. Al momento chiedo, prendo questo appunto, chiedo, faccio le mie ricerche, poi la prossima volta che ci telefoni, la settimana prossima, ti faccio sapere, Giuseppe. Io ti ringrazio, perché sono un po' picchiato, no? Perciò non mi farò, io qualche volta mi posso prendere anche qualche scheda per l'Avellino, va bene? Va bene, grazie. Ciao, Giuseppe. Grazie, di nuovo tanti auguri. Grazie, grazie, ringraziamo il nostro telespettatore che ci segue da Napoli. Domenico, mi collego con te per in primis per sapere se tu hai un decoder con la scheda come cercava il nostro Giuseppe da Napoli. Chiedo prima cosa, così togliamo subito la prima persona a cui chiedere. Leonardo, sono sprovvisto, lo sai che a me piace vedere le partite dal vivo, quando non posso ovviamente le vedo attraverso le telecamere, le frequenze di Sky che è l'emittente esclusivista. Ok, raccolgo un'altra telefonata e torno da te, Domenico, per i saluti finali. L'ascoltiamo. Pronto? Eccola. Pronto? 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 Sì, pronto. Buonasera. Buonasera. Sì, sì, prego, prego, già in diretta, la stiamo già ascoltando. Sì, io volevo dire solo una cosa, sto tornando adesso per vedere la partita. Abbiamo fatto una grande partita, abbiamo una squadra forte, però ci dispiace per la cessione di Trotta, perché Trotta e Cascante erano due giocatori che si trovavano a meraviglia. Adesso però dobbiamo trovare sul mercato un sostituto ideale di Trotta, e possiamo avvenire addirittura la diretta mandi in serie. Ah, perché noi siamo la squadra degli anni Cagliari, la Valina è una squadra che può combattere con Crotone, Cesena, tutte le altre squadre che abbiamo là. E un'altra cosa volevo dire, un saluto da Bagnoli al mio carissimo amico Pasquale, il direttore della Posse, che anche lui oggi è stato a vedere la partita. La ringrazio e buonasera. Va bene, ringraziamo il nostro telespettatore. Domenico, ti passo la linea per i saluti finali e ti chiedo una cortesia. Ho dimenticato lì allo stadio una mia giacca, quindi ti chiedo la cortesia di riportarmela, visto che ci troviamo in questa goliardia generale quest'oggi.
Sì, la tua comunicazione di servizio è arrivata chiara, la tua giacca è proprio qui al nostro fianco, quindi arriverà fra pochi istanti, perché come detto è davvero tutto oggi dal Partenio Lombardo. È stato un sabato esaltante, ce lo auguravamo, lo abbiamo vissuto con tanta gioia, con tanta attesa, soprattutto in virtù di questo di questa conclusione del girone di andata con i fuochi d'artificio dell'Avellino, fuochi d'artificio che l'Avellino ha saputo rispettare anche in questo derby, che nel primo tempo sembrava abbastanza bloccato per poi imprimere la scossa decisiva nella ripresa, una vittoria che, lo abbiamo ribadito più di una volta, importante della squadra biancoverde, che si rilancia ulteriormente nei piani alti della graduatoria. A questo punto l'obiettivo playoff non è più un mistero e soprattutto è alla portata assolutamente di questa squadra. Poi questi saranno ovviamente giorni importanti anche in fase di calcio mercato, sebbene l'Avellino abbia già effettuato ovviamente degli acquisti importanti che subito abbiamo visto all'opera, ovvero Paghera, Sbaffo e Pucino. Lunedì è atteso l'arrivo di Migliorini dalla Juve Stabio, un altro acquisto importante di assoluto spessore, e poi purtroppo l'unica nota stonata di questo calcio mercato, la chiamiamo così, stonata, perché ovviamente Marcello Trotta, dopo questo gol che ci ha saputo regalare nel derby, chiuderà la sua avventura in maglia bianco-verde per abbracciare un'altra maglia verde, però al suo fianco c'è il nero ed è quella del Sassuolo. Salutando Marcello Trotta con questo gol che ci ha permesso di vincere il derby, ci aspettiamo poi successivamente un altro colpo di mercato da parte della società biancoverde. In attacco abbiamo già detto di Monachello, magari potrebbe essere lui il sostituto di Trotta, staremo a vedere, anche perché resta secondo me sempre in lizza l'ipotesi, la pista che porta a Gianmario Comi, nonostante il Livorno stia un po' facendo diciamo intralciando il percorso per il ritorno di Gianmario Comi ad Avellino e quindi in Irpinia. Ma l'Avellino secondo me in questo momento vuole puntare su un giocatore importante proprio per sostituire Marcello Trotta, che comunque ha fatto strabenissimo con la maglia biancoverde sia nella passata stagione che anche finora. 8 gol, è il bomber di questa squadra, non dimentichiamocelo. Grazie Domenico, ci rivediamo tra poco, non ti dimenticare la giacca. Prima di chiudere anche con la nostra trasmissione, chiedo alla regia di fare un riepilogo con le grafiche di tutto quello che è successo quest'oggi in attesa delle partite che mancano, sia Brescia Cesena che si giocherà domani, Crotone Cagliari e Dentella Ascoli che si giocheranno lunedì. I risultati di quest'oggi sono: Avellino Salernitana 1-0, Como Perugia 1-0, Lanciano Provercelli 1-0, Latina Novara 1-0, Pescara Livorno 2-1, Ternana Trapani 1-0, Vicenza Modena 2-1 e Spezia Bari che si è giocata ieri 0-0. Per effetto di questi risultati andiamo a vedere come è cambiata la classifica, vi ricordo sempre in attesa delle partite che mancano. Cagliari al comando, vi ricordo sempre che Cagliari e Crotone, come abbiamo detto, dovranno vedersela in questo scontro al vertice lunedì sera, sono la prima contro la seconda forza del campionato. Come detto, Cagliari primo con 46 punti, Crotone secondo con 45, poi c'è il Pescara con 40 punti, Novara 38 punti, Bari 36, Brescia 35, anche il Brescia con una partita in meno. Al settimo posto l'Avellino con 34 punti. All'ottavo posto il Cesena, che ha una partita in meno, a 31 punti. Perugia, anch'essa con una partita in meno, a 30 punti. Poi c'è il Trapani con 29, Virtus Entella con una partita in meno a 28 punti. Ternana e Spezia 27 punti. Poi c'è il Latina con 25. Vicenza, anche il Vicenza una partita in meno, che ha 24 punti insieme a Modena e Provercelli. Poi in zona play-out a pari punti al momento ci sono Livorno,
ed Ascoli con 23 punti, ma l'Ascoli ha una partita in meno. In zona retrocessione la Virtus Lanciano con 21 punti, la Salernitana penultima con 20 punti e il Como chiude la classifica con 17 punti. Andiamo a vedere, prima di salutarci, quale sarà anche il prossimo turno di campionato, come detto, con l'Avellino che sarà impegnato in trasferta sul campo del Modena. La giornata si aprirà con l'anticipo tra Salernitana e Brescia, poi ci sarà Ascoli Lanciano, Bari Vicenza, Cagliari Ternana, Cesena Virtus Entella, Modena Avellino, Novara Crotone, Pro Vercelli Spezia, Trapani Latina, Perugia Pescara e Livorno Como. Abbiamo visto, quindi abbiamo fatto tutto il riepilogo di quello che è successo quest'oggi, abbiamo rivisto le azioni e il gol di Marcello Trotta, abbiamo ascoltato le voci dei protagonisti, abbiamo visto la classifica che sorride e come all'Avellino. Non mi resta altro che darvi appuntamento in primis a lunedì sera con Contatto Sport, come sempre in diretta a partire dalle 21.30, mentre diretta a Stadio e Studio torna la prossima settimana per commentare l'esito di Modena-Avellino. Alla prossima! Si arrende mai. Serie B con te.it, il campionato degli italiani.